Per noi la statua della Madonna è un richiamo. Quello è un pezzo di gesso colorato. Quell'effigie però ci richiama la persona importante. Se voi andate in una chiesa ortodossa e vi permettete di dire una cosa del genere, vi cacciano. Perché nel mondo orientale attuale, come nel passato, l'immagine contiene qualche cosa del raffigurato. Quindi nell'immagine di Maria Vergine c'è qualcosa di Maria Vergine, quindi non toccare l'immagine. Rispettila. Se voi assistete a una messa ortodossa, e lo potete fare, intanto, noi quando abbiamo una messa che dura 45 minuti ci stufa. Lì avete solo un quarto di messa dopo 45 minuti. Perché una messa ortodossa dura dalle 3 alle 4 ore. Conviene essere cattolici. Però noi cattolici abbiamo l'obbligo di assistere a tutta la celebrazione. L'ortodosso non ha l'obbligo di assistere a tutta la messa. Va dentro, sta un poco, poi torna a casa. E ha adempiuto il precetto. Qui, se notate, viene adoperata la parola icona. Eikon. Egli è icona del Dio invisibile. Quando Filippo gli dice mostraci il Padre, nell'ultima cena Gesù dice ma scusa, chi vede me? Eccolo qui il concetto. Egli è icona del Dio a oratos, alfa privativo, orao, vedere, non visibile, tradotto in maniera impeccabile. Ma ciò che è importante è quello che viene dopo. Egli è primogenito di tutta la creazione. È a capo di tutta la creazione. Il primogenito è il capo dei fratelli. Chiaro? Gesù, uomo, è il primo della creazione. Non è Maria Vergine la prima. È lui. Noi abbiamo una devozione giusta verso Maria Vergine, ma molto spesso diciamo delle cose non esatte. Gesù Cristo è il primogenito della creazione, come uomo ovviamente. Perché? E lo dice, in lui furono create tutte le cose, e per noi questo è un concetto assurdo. Non è assurdo se pensiamo che lui è il Logos, la parola. E se leggete il primo capitolo della Genesi, la creazione avviene attraverso la parola. Dio disse. E quindi lui è primogenito di tutta la creazione perché in lui furono create tutte le cose. Qui riprende, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. E qui il nostro amico Teilhard de Chardin ha sviluppato tutto il suo pensiero. Tutto il pensiero di Teilhard de Chardin è lì. Cristo è il punto omega dell'evoluzione. Quello che a noi interessa invece è questa espressione qui. Prototokos ekton nekron. La parola nekron, il necrologio, che accidenti vuol dire, è la parola sul morto. Necro, logion, logos. Ora, prima dell'espressione primogenito dai morti, ek, dai,
ton dai. Primogenito dai morti, c'è questo os est in arche. Cristianesimo nascente vede in Gesù risorto il modello di ogni risurrezione. Questo è il primo grosso concetto di questo testo. E molti hanno riflettuto su questo os est in arche, prototokos ecton nechron. Per cui tutti quanti risorgeremo, sì, con che fisionomia? Perdonatemi la battuta, 36enne. E lui è risorto a 36 anni. E se lui è arche, principio e modello, cioè causa e modello, io avrò tutti i miei capelli, non avrò la pancia, le donne non avranno nessuna ruga. 36 anni. Io ho un nipotino che se n'è andato presto, lo vedrò 36enne. Non lo vedrò nanetto, piccolo. Dunque, questa comunità vede in Cristo risorto intanto il primogenito, il che vuol dire che ha altri fratelli che gli vengono dietro. Saremo noi. Ed è anche il modello. Non basta, provate a vedere. Egli è principio modello, primogenito di quelli che risorgono dai morti. Perché? Perché tutto questo? Perché lui ha un compito: avere il primato su tutte le cose. Perché il cristiano cerca di vivere come lui? Perché se io nella mia vita mi chiedo lui al posto mio che cosa farebbe, io riconosco in lui un primato. Ed è in questo primato che io le riconosco che già sto facendo l'esperienza di essere risorto. Lui è risorto perché? Qual è l'obiettivo? Perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. Allora, siccome lui è il primo di tutti coloro che risorgeranno, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose, se io gli riconosco questo primato, faccio già parte di costoro. Non è un concetto stupido. Mi spiego? Perché le cose vanno così? Ah. Chi può dire a Dio che fai? Le regole del gioco le mette lui. Questa frase sembra quasi una bestemmia, perché a noi sembra, con la nostra razionalità, di poter determinare ciò che è giusto e ciò che non è giusto, anche nel Padre Eterno. E invece no. A lui è piaciuto così, punto e basta. Cos'è piaciuto? Che abiti in lui tutto il pleroma. Questa parola è magica. Tradotto in italiano, tutta la pienezza. A noi non dice niente. A meno che non andiamo a finire nella lettera ai Colossesi, al capitolo 2, al versetto 9. È in lui che abita corporalmente tutto.
realtà la pienezza, in greco c'è la stessa parola, pleroma, e in lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. E voi partecipate della pienezza di lui, che è il capo di ogni principato e potestà. Quando faremo la lettera ai Colossesi spiegheremo che cos'è questo principato, queste potestà, ma quello che a me interessava adesso è mostrarvi questo concetto. È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza. Di che cosa? Della divinità. E voi, i discepoli di Cristo, partecipano della pienezza di lui. Cioè noi partecipiamo di questa identità divina. Noi siamo figli di Dio. Ho avuto una piccola discussione questa settimana appena trascorsa con un dogmatico. Non si fanno nomi. Anche perché è un dogmatico importante. Il quale, in una conferenza, io ero laggiù in fondo, mezzo tormentato a dire il vero. Mi sono svegliato improvvisamente quando, parlando di tutti gli uomini, dici: tutti gli uomini sono figli di Dio. Tin! Finisce la conferenza, alzo la mano, dico: posso intervenire? Sì. Dico: io sono un povero prete, non mi conosceva. Dico: ma da qualche parte ho letto, non da volontà di uomo, non da sangue, non da carne, non da volontà di uomo, ma da Dio sono stati generati. E questi sono quelli che hanno accolto il Verbo, cioè Gesù Cristo. Dico: se tutti gli uomini sono figli di Dio, questa è una balla. Gli uomini, dico, sono amati, allora sì, mi sono svelato. Dico: gli uomini, dico, sono amati da Dio, questo sì, perché nel libro della Sapienza è affermato che Dio ama tutto ciò che esiste. Perché se ci fosse qualcosa che Dio non ama, non può esistere. Allora il dogmatico ha cominciato a tirare su le orecchie. Per cui dico, quando Dio ama, senz'altro ha un progetto di salvezza per la realtà amata, che noi non conosciamo. Ma se tutti siamo figli di Dio, il prologo di Giovanni, dico, dice una balla. Sì, ma io intendevo dire, mi va bene. Allora spieghi che intendeva dire. Ci siamo? Coloro che sono battezzati, o con il battesimo sacramento, o con il battesimo di desiderio, o con il battesimo di sangue, non è importante quale di questi tre, ma coloro che sono battezzati sono figli di Dio. Gli altri sono amati da Dio, per l'amor del cielo. Ma figli di Dio sono coloro che hanno accolto Lui. Non confondiamo mai le acque. E chi si sbattezza? Chi si sbattezza non cancella il carattere. Ha fatto una scelta. Ha fatto una scelta di non essere ciò che aveva scelto prima. Punto. La libertà Dio non la toglie a nessuno. Quelli che non l'hanno accolto, cessa. Cioè, chiamiamo le cose con il loro nome. Se Dio rispetta la tua libertà, tu muori in questa situazione di rifiuto di Dio, ti presenti davanti a Dio, Dio dice: guarda che ti rispetto, io ti ho rotto l'anima, mi hai rifiutato, vai, vivi l'eternità senza di me.
Non pensiamo che le nostre scelte siano innocue. Mai. Fatto sta che il Vaticano ha mandato una disposizione che dice a tutti coloro che chiedono di essere sbattezzati, gli si fa firmare un documento. E prima di farglielo firmare, bisogna spiegargli a questa persona che cosa succede con questo gesto. Dopodiché vuol firmarlo, va benissimo. Ci mancherebbe altro. Però con tutte le conseguenze che ne derivano. Va bene. Affronteremo un'altra volta questo problema. Arriviamo alla fine velocemente. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza, e sappiamo di che cosa si tratta, un qualche cosa che partecipa anche con noi. Vi ricordate Arpacmon del primo inno? Non considerò un tesoro incondivisibile, non un privilegio. Bene, che abiti in Lui tutta la pienezza della divinità e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose. Quindi ci riconciliamo anche con la morte. Per cui la morte non è più quella realtà distruttiva che ha l'ultima parola su di noi. Avendo pacificato con il suo sangue, con il sangue della sua croce, sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nel cielo. Un modo per dire: tutto ciò che è sottoposto alla finitudine, con tutto ciò che non è sottoposto alla finitudine. Quindi la risurrezione ha questa identità. È modello, principio, causa ed esempio di ciò che capiterà a noi. Lui, risorgendo, acquisisce il primato su tutte le cose. Questo primato in che cosa consiste? Nel fatto che Lui, essendo Dio, ma anche uomo, ha la capacità, come è avvenuto nella sua persona, che Dio e uomo si siano riconciliati, sono una cosa sola, così Lui, con la sua resurrezione, ha la capacità di riconciliare tutte le cose, quali quelle che sono sotto la finitudine, con quelle che sotto la finitudine non sono. Ma questa riconciliazione dove è avvenuta? Nella sua risurrezione, dove l'uomo che è sotto la finitudine è diventato immortale, essendo una cosa sola con Dio. Uomo e Dio sono una persona sola, due nature, una persona. Dunque, qui dietro noi abbiamo una teologia sviluppatissima della risurrezione, sia in rapporto a noi, sia in rapporto al mistero della salvezza che si chiama riconciliazione. Non esiste più opposizione fra noi mortali e Dio immortale, perché noi, lettera ai Colossesi che abbiamo appena letto, della sua pienezza ne siamo partecipi. Bene, per oggi basta. So che la lezione è stata dura, ma questo è. Buon Natale!